importante convegno di Anaste Italia qui a Roma al Sanit. Anaste Campania è voluto essere presente nella ricerca di nuove strategie per una terza età sempre più vivibile e sempre più a misura di uomo. Pubblico, privato, insomma quello che conta è la condizione della terza, cosiddetta terza età. In una società dove la vita si allunga sempre di più, oggi ci troviamo in questo convegno a Roma, ecco il perché di questa iniziativa. Beh, l'iniziativa ricalca il progetto praticamente che l'Anaste ha presentato in novembre per la riforma del welfare e la costituzione del fondo unico per la non autosufficienza. È un momento importante, un momento dove di crisi e che sono in genere, la crisi è stimolante per tirare fuori nuove idee, proprio idee innovative per far sì che si possano in qualche modo compensare determinate carenze. Credo che sia un momento veramente importante. Anche questa mattina alla Camera, quando c'è stata la presentazione dell'ottavo libro sulla sanità da parte del Federico Spandonaro, professore dell'economia sanitaria dell'Università di Tor Vergata, si è proprio detto questo: è in questo momento che dobbiamo tirare fuori idee. Noi Anaste abbiamo già l'anno scorso tirato fuori idee, abbiamo un po' precorso quello che è oggi il momento di necessità. Oltretutto abbiamo anche dimostrato che investire in questo settore, che rappresenta per l'economia nazionale ma anche per l'economia europea un motore trainante, perché addirittura investire un euro nel sortello del welfare a fine anno porta 1,13 euro, e questo è stato dimostrato da diverse università, e credo che sia una sciocchezza anche da parte dei governi non investire in questo settore, perché noi creiamo continuamente posti di lavoro e continuamente veniamo vessati da situazioni tipo Equitalia che ci costringe anche a chiudere. Questa è una cosa che è insopportabile: si perdono posti di lavoro, si perde attività. Oltretutto abbiamo proposto, visto che ne manca, mancano circa 250.000 di posti letto, la creazione di posti letto che consentirebbero di creare 350.000 posti di lavoro per i giovani. Con la formazione chiaramente, oltretutto si rimette in moto l'edilizia sanitaria, si rimette in moto la fiscalizzazione, ed è un volano spaventoso, perché la continua crescita delle persone anziane chiaramente è irrefrenabile, di conseguenza è uno sviluppo continuo. Dottoressa Isabella Mastrobuono, direttore sanitario dell'Università Tor Vergata, una delle università di Roma. Ecco, durante il suo intervento si è parlato di riprogrammazione dei fondi sanitari, soprattutto un tema che potrebbe riguardare le regioni del sud, in particolare la Campania. Sì, sono i fondi europei che sono stati riprogrammati, 2,3 miliardi di euro, e sono stati destinati nella riprogrammazione a tre regioni del sud. In particolare, all'interno di questi fondi sono stati individuati ben 330 milioni per gli anziani non autosufficienti, e questo perché obiettivamente il sud, e in particolare Campania, Calabria, Sicilia, sono le regioni che più soffrono di una contrazione dei fondi del sociale. I fondi del sociale sono utilizzati in tanti settori, sono utilizzati nel settore dell'infanzia, anche pensiamo al materno infantile, nel settore della reintegrazione del giovanile per esempio, ma anche nell'ambito della non autosufficienza degli anziani. Quindi è una grande occasione secondo me per le regioni del sud. L'importante è fare progetti seri subito per riuscire a bloccare e a indirizzare oggi quei fondi nella direzione giusta, senza attendere. Ecco, non volendo fermarsi al compartimento stagni, guardando l'aspetto sociale, ma diciamo contigua a quello che è uno dei comparti più importanti, che è appunto quello della sanità, è di fronte a una riconversione del sistema ospedaliero campano. Si è provveduto a un nuovo piano ospedaliero, ci sono ospedali che non chiudono ma che vanno riqualificati. Ecco, in questa direzione l'anziano quale ruolo potrebbe avere? Beh, gli anziani ovviamente spesso e volentieri in un territorio che manca di servizi come la
l'assistenza domiciliare, le RSA, ovviamente si rivolge all'ambiente ospedaliero. Io dico che questi fondi a disposizione potrebbero aiutare la riconversione, e cioè in altri termini aiutare l'organizzazione ad orientarsi di più verso la componente della non autosufficienza. E quindi perché no, magari pensare di riorganizzare alcuni ospedali con anche all'interno delle strutture di tipo riabilitativo, di tipo residenziale, semiresidenziale, diurno, ma anche assistenza domiciliare, per cui penso che potrebbe essere davvero una grande occasione. Ci sono i fondi, l'importante è impegnarli, non lasciarli lì, altrimenti questo è un rischio del Sud, no? Quello di avere a disposizione dei finanziamenti, ma mancano le progettualità per trasformare quei soldini importantissimi, pochi ma in questo momento fondamentali, anche in posti di lavoro. Si cantano messe se non ci sono i soldi, senza soldi non si cantano messe. Qui il problema è sempre quello della coperta corta, che si tira da una parte ed escono fuori i piedi, oppure viceversa la testa. Insomma, in buona sostanza, tante belle idee, ma i soldi dove prenderli? Beh, da un lato io comincerei a usare quelli che il ministro Barca ha trovato per la, vogliamo dire la verità, l'incapacità di usare i fondi strutturali europei. Quindi adesso perlomeno abbiamo 300 milioni di euro in cui in Campania e nelle altre due regioni dovremmo dire: questi 300 milioni, la quota campana, cosa serve, per fare cosa per la non autosufficienza? Quindi già questo, sarà poco, sarà tanto, ci consente di dare una prima risposta. Poi io credo che le regioni italiane debbano avere, come dire, uno scatto di orgoglio nei confronti del governo, e quando discutono giustamente le misure che il Presidente del Consiglio Monti vuole andare in Europa a contrattare, non solo per vedere se gli euro bond ci fanno fare che sul debito che abbiamo separano gli investimenti dal debito pubblico, ma quando dovrà richiedere i project bond, quelli che ci dovranno aiutare a far ricrescere il paese e lo sviluppo, le regioni italiane, secondo la mia modesta opinione, dovrebbero essere in testa ad un movimento che dice project bond sì, ma project bond anche per finanziare le parti di investimento che servono per il sociale, perché altrimenti, se io continuo a pensare a strade, autostrade, tutte cose che vanno fatte, ma non ci metto mai una piccola fettina anche per fare l'RSA, una quota di asili nido, tutti dicono ma se non lavorano le donne italiane la crescita non c'è, ma queste donne italiane se non hanno i servizi, visto che comunque pochi, ma 1,42 a donna di figli li facciamo, sarà difficile che lavorino. Se non mi fanno una RSA e io ho i miei genitori a carico, sarà molto difficile che se diventano dei malati d'Alzheimer io possa contribuire allo sviluppo del paese, dovrò occuparmene. Allora io dico con molta chiarezza che quando si parla di investimenti questo paese deve incominciare a capire che l'investimento è economico e sociale, e i dati che vi abbiamo portato oggi qua mi dicono che se io solo in Italia volessi recuperare con le RSA quelle 224.000 domande inevase, darei il lavoro a 500.000 giovani addestrati nelle professioni di assistente sociale, fisioterapista della riabilitazione. Darei, diciamo, una risposta alla disoccupazione, una risposta all'investimento, certo non raccontando chiacchiere, potendo farlo in 3-5 anni di project bond che richiedo all'Europa. Secondo me si può fare, bisognerebbe che tutti insieme, istituzioni, tecnici, competenze, mirassero un progetto e lo traguardassero almeno in un quinquennio.